Un momento di coccole, di quiete, di tenerezza tra figlia e mamma. Ascolta, mamma, prima che me ne dimentichi, c'è una cosa che ti vorrei raccontare. Non ti sorprendere. È la mia storia prima di nascere. Quando una stella esplode, si trasforma in 100 puntini scintillanti. Quei puntini di luce siamo noi. Poi, una grande nave viene a prenderci. Sulla nave ci vengono insegnate tante cose. Che il mondo è meraviglioso e a volte è triste. E che da lì in poi inizierà un lungo viaggio per raggiungere il papà e la mamma. Ci sono bambini che vanno in grande città, altri in piccole isole. Mi ha sorpreso incontrare un bambino che ha scelto di vivere in un luogo freddissimo. Gli ho regalato la mia sciarpa. È così. La strada per venire al mondo è più difficile di quanto si pensi. Però noi non ci siamo persi neppure una volta, nemmeno nella giungla più intricata. Siamo riusciti a volare come se nulla fosse, saltando da luoghi così alti da far tremare le ginocchia. È una cosa difficile da fare una volta nati. Avere avuto paura sarebbe stato un peccato, non credi? Ci siamo divertiti a nuotare nel buio del mare profondo. Chissà se un giorno incontreremo ancora le balene. Poi, vedendo bellissimi fiori, abbiamo espresso un desiderio: diventare persone che sanno riconoscere la bellezza ogni volta che la incontrano. Davanti ai pericoli siamo stati molto coraggiosi. Sarebbe bello conservare questo coraggio anche dopo la nascita. Siamo andati avanti, sicuri, persino nella nebbia dove non si vedeva a un palmo dal naso. Ci bastava sapere che al di là c'era una persona che ci stava aspettando. Poi il lungo viaggio è finito e finalmente siamo nati. Ascolta, mamma, la storia di questo meraviglioso viaggio noi la dimenticheremo, perché il viaggio che inizia quando si viene al mondo è molto più lungo e molto più incantevole. Per questo, mamma, volevo raccontartela prima di dimenticare.